Salve a tutti ragazzi, un saluto da Andrea Mereu. Allora, in questo intervento vado a soddisfare l'esigenza e il desiderio di qualcuno di voi. In questi giorni, come sapete, ho pubblicato il pagellone del Cagliari per la stagione 2016-2017, portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti, e giustamente qualcuno di voi mi ha chiesto: e Rastelli? Che voti dai a Rastelli? Allora, ovviamente Rastelli non me lo sono dimenticato, l'ho volutamente lasciato fuori da questo pagellone. Per quale motivo? Perché volevo avere delle notizie un pochettino più certe rispetto alla guida tecnica del Cagliari il prossimo anno. Ovviamente già in questi giorni, in queste settimane, si stanno rincorrendo tante voci, tante indiscrezioni da diverse fonti vicine al club rossoblù, però ovviamente volevo avere delle certezze un pochettino più chiare. Ora, sembrerebbe, anche se non c'è l'ufficialità, o almeno in questo momento che sto facendo il video non c'è ancora un'ufficialità, sembrerebbe però che Rastelli guiderà il Cagliari anche per il prossimo anno. Lo ha dichiarato Giulini in un'intervista pubblicata su tutti i siti internet vicino appunto al Cagliari sabato. Nello specifico si parla appunto proprio di una domanda diretta: Rastelli rimarrà? Lui dice: Rastelli rimarrà al 100%. Quindi, allora io in questo momento mi posso permettere in qualche modo di anzitutto giudicare comunque la stagione di Rastelli, non perché ovviamente questa notizia di Giulini cambia il mio verdetto, ma ovviamente mi piaceva poi, dopo aver dato questo verdetto, dire qualcosa in più anche in prospettiva futura. Allora, a Rastelli do un voto che è il 5 e mezzo. Il 5 e mezzo è il risultato di una mera operazione matematica dove sommo due valori, il 7 e il 4. Il 7 lo do ovviamente a Rastelli per quanto riguarda i risultati che ha ottenuto, quindi l'obiettivo, quindi centrare l'obiettivo della salvezza, il posizionamento in classifica, cioè l'undicesimo, con 47 punti. Oggettivamente un piazzamento e un numero di punti elevato che, come ho già detto nel video del bilancio complessivo proprio alla fine della stagione, io personalmente inizio campionato ci avrei fatto la firma. Poi, onestamente, Rastelli alla prima esperienza in Serie A, insomma, penso che effettivamente sia un ottimo risultato. Dall'altra parte però non possiamo non vedere tutto il resto, che sono aspetti di cui abbiamo ragionato migliaia di volte e che quindi non ci tornerò sopra, li accennerò soltanto. Il 4 ovviamente è legato al discorso del gioco, al discorso della mentalità che per la maggior parte delle partite non mi è piaciuta, al discorso degli accorgimenti tecnici, tattici e anche soprattutto dell'equilibrio attacco-difesa. Abbiamo già detto tante volte che ci sono state delle imbarcate importanti. Ora, se le imbarcate fossero arrivate per, non lo so, una propensione offensiva maggiore, tipo alla Zeman in qualche modo, no? Tanto per intenderci, ok, potremmo ragionarne. In realtà sono arrivate delle imbarcate anche in partite dove fondamentalmente non abbiamo neanche magari un'occasione da gol, tanto per intenderci. Quindi diciamo che questi aspetti di cui abbiamo già ragionato ampiamente mi danno ovviamente una valutazione negativa che è il 4, quindi 7 più 4 11 più 2 5 e mezzo. Questo è il mio voto. Ora, considerando che ovviamente Rastelli sembrerebbe essere anche allenatore del Cagliari il prossimo anno, cosa dico per quanto riguarda il futuro? Allora, anzitutto ragazzi, dico questo a tutti i tifosi rossoblù che magari in questo momento storgono il naso perché vedono appunto il classico video dove c'è il tifoso che critica l'allenatore. Allora ragazzi, intendiamoci, io sono tifoso del Castello, sostengo i colori rossoblù e la domenica, il sabato e mercoledì che si giochi in qualsiasi altro giorno, sostengo ovviamente il Cagliari affinché possa vincere sempre. E mi interessa sinceramente molto poco che l'allenatore sia Rastelli, che l'attaccante sia Borriello, che il presidente sia Giulini. L'ho de già detto tante volte. A me interessa che chi va in campo, chi fa allenatore, chi è presidente, chi è direttore sportivo, facciano gli interessi del Cagliari. Punto. Stop. Niente di più e niente di meno. Quindi, personalmente, se, come sembrerebbe, Rastelli dovesse essere confermato il prossimo anno, io farò il tifo ovviamente per Rastelli, cioè affinché lui inizi il campionato, possa far giocare bene la mia squadra, possa fare ottenere i migliori risultati possibili alla nostra squadra e ovviamente arrivare ad una salvezza e magari a qualcosa di più. L'ho già detto tante volte, ok? Però non possiamo essere ciechi rispetto a quello che abbiamo visto in questi 2 anni, perché chi mi viene a dire che con Rastelli abbiamo giocato bene, chi mi viene a dire che con Rastelli abbiamo avuto sempre una mentalità positiva, chi mi viene a dire che abbiamo avuto un grande equilibrio tra
tra attacco e difesa, le cose sono due: o è cieco, è miope, o se no non si intende di calcio. E qui, ripeto, lo dico con il massimo rispetto, perché per me è fondamentale sempre ovviamente dare rispetto, perché se si dà rispetto si può ovviamente anche pretendere rispetto. Quindi questo è il discorso che faccio. Quindi in questi due anni di Rastelli non abbiamo visto assolutamente un gioco, veramente le partite in cui abbiamo giocato bene o discretamente bene si contano sulle dita di una mano, e questo per me è inaccettabile. Poi qualcuno mi verrà a dire ma la rosa è scarsa e altri discorsi. Per quanto mi riguarda si può anche essere d'accordo sul fatto che questa rosa complessivamente non poteva essere più di un undicesimo, decimo, nono posto, ottavo posto, non lo so. Però scusatemi ragazzi, l'Atalanta, che mi direte che aveva una rosa da quarta in classifica? Ora, l'Atalanta sicuramente può essere anche un discorso di miracolo, quello che volete, ma ovviamente l'atteggiamento dell'allenatore in primis e dei giocatori soprattutto era volto a superare quelle che potevano essere delle lacune, ovviamente tecniche e tattiche, nei confronti di avversari nettamente più forti. Quindi intendiamoci ragazzi, non possiamo partire dal presupposto che ok, la rosa è quella che è. Ok, la rosa è quella che è e si deve e si può migliorare, ci mancherebbe altro. Però noi dobbiamo andare oltre questi aspetti. Quindi il calciomercato estivo ora arriverà, c'è il nuovo DS che lavorerà ovviamente in funzione di migliorare ovviamente la rosa, ci sarà la difesa, si sta parlando di una difesa che deve essere rifondata, benissimo, ma come ho già detto più volte la differenza la fanno l'atteggiamento, la mentalità che appunto ci mettiamo in campo, la dico per la milionesima volta. Quindi questa è la mia valutazione, quindi completo questo video dicendo che a Rastelli do un 5,5, mi auspico il prossimo anno, quindi tra 365 giorni, perché comunque la mia speranza è che se Rastelli incomincerà la stagione la possa ovviamente terminare, perché significherà ovviamente che avrà fatto bene, che non ci sarà stato bisogno di cambi tecnici eccetera, che sono la sconfitta di tutti, sconfitta del presidente, sconfitta dei tifosi eccetera, perché intendiamoci, quando viene esonerato un allenatore è comunque una sconfitta di tutti. Quindi io mi auguro di poter essere qui 365 giorni e dare un 7, un 7,5, un 8 al mio allenatore, a Rastelli, perché vorrà dire che in quel senso avrà fatto un percorso di crescita importante che ovviamente mi avrà richieduto. Io spero veramente di richiedermi. Quindi in questo momento Rastelli mi devi convincere, perché i risultati ok, ma il modo in cui li raggiunti non mi hanno assolutamente convinto. Questa è la mia valutazione complessiva, quindi sulla stagione appena terminata e su quella che verrà. Ragazzi, vi saluto, vi mando un forte abbraccio, se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale YouTube, mettete un bel mi piace alla pagina Facebook e ovviamente ci vediamo al prossimo intervento. Un saluto a tutti, forza Castelsempre. Ciao ciao!